Volevo incominciare citando una pagina del libro di Maurizio. Maurizio Nicchetti ha scritto questo libro che è uscito adesso, che si chiama Autobiografia involontaria, ed è una sorpresa continua a ogni pagina. Sorpresa perché poi a me sembra di... è curioso, ma mi sembra proprio di ritrovare parti della mia vita. No, perché evidentemente avendo vissuto nello stesso momento determinate cose, su entrambi si sono come soffermate e hanno lasciato dei segni nella nostra esperienza. Una di queste cose qua, come gli dicevo prima, è un famoso film che le nostre generazioni hanno visto quando eravamo piccoli, che si chiamava La famiglia Sullivan. Non so chi qui dentro ne sappia qualcosa, credo di no. No, nessuno. Lo trasmetteva la RAI alla mattina quando c'era la fiera campionaria. Andava la mattina per vendere i televisori. Per vendere i televisori, la fiera campionaria, per non far vedere solo il monoscopio, trasmetteva film. E allora era una festa per i bambini, perché avere un film alla mattina in televisione era una roba stranissima, e uno di questi film era La famiglia Sullivan. Però bisogna spiegare velocemente perché ci è rimasto in testa. Allora, era la storia, poi i fratelli Cervi, per avere un'idea, sette fratelli americani che nel primo tempo facevano vedere la vita della famiglia, per cui sette bambini, cioè cinque fratelli, scusami, erano i fratelli Cervi, No, ma dico, cinque bambini che andavano dai 18 anni, che era il maggiore, a 6 anni, che era il più piccolo. Io all'epoca avevo 6 anni, per cui mi identificavo nel più piccolo. Per cui la prima parte del film era tutta su questa vita felice di una famiglia con cinque fratelli piccoli. E poi vi spiego perché mi è rimasto impresso. La seconda parte era tristissima, perché questi cinque fratelli andavano tutti in guerra, guerra di Corea, e il film finiva con la Seconda Guerra Mondiale. Era la Seconda Guerra. Tu l'hai rivisto recentemente, allora io lo... No, perché sei preparato. Io l'ho visto quando avevo 6 anni. Io me lo ricordo a memoria, perché io dopo lo dico, ma ecco, io ho trovato la copia, per questo che... No, vi racconto quello che mi ricordo, perché a me di tutto il film non mi importava niente, a parte che alla fine mi ricordo il caminetto con le sette urne di sette morti in guerra, che erano stati riportati a casa e che io ho pianto per una settimana, perché erano morti tutti i fratelli che mi erano simpatici. Ma la cosa peggiore o migliore è che una delle scene del primo tempo era che i sette fratelli si chiudevano in uno sgabuzzino a fumare. Il padre, dal fumo che usciva dallo sgabuzzino, capiva questa cosa, li prendeva. La moglie cercava di trattenerlo e diceva: no, non fargli del male, in fondo sono bambini. E lui diceva: no, lasciami che adesso ci penso io. Li portava al piano di sopra e dava un sigaro a ognuno, no? E diceva: adesso fumate. E io ero lì così, guardavo sta roba, e dice: fumate. Vabbè. Questi cominciano a fumare il sigaro, compreso il piccolo che aveva la mia età, e finiscono tutti a vomitare in bagno, che per me era una roba tremenda, cioè fumano e vomitano. Allora un po' che devo essermi spaventato, un po' che mio padre, che era un fumatore, mi ha tranquillizzato dicendo: ma no, guarda che poi non è che si sta male la prima volta, poi dopo ti abitui, ci si fa l'abitudine. E io, per non rischiare di star male la prima volta, non ho mai fumato in vita mia, non ho mai comprato, ma non ho mai portato alla bocca una sigaretta, grazie alla famiglia Sullivan, ecco, per cui questo era una piccola aneddotica che probabilmente nel libro c'è, se sì, mi nel dici. Libro c'è. No, ma quello che a me aveva colpito invece, perché io vengo da una famiglia di sette figli, sei maschi e una femmina. E quando noi vedemmo questo in un cinema che si chiamava Apollo e che stava davanti alla sede della Democrazia Cristiana in via Nirone, nessuno si ricorda di questa cosa, in via Nirone è quella via che va da Palazzo Litta sino alla... praticamente quasi alla Cattolica, no? E lì c'era il cinema Apollo. Poi hanno buttato giù tutto, hanno costruito la casa nuova di lusso, e l'Apollo poi si è mantenuto il nome, è finito lì in corso
in, come si chiama, Piazza Liberty, no? Dove adesso va la Apple. E però noi eravamo sei maschi e andavamo tutti assieme a vedere questi film e figuriamoci, pianti a non finire, insomma, no? E per quello che poi mi ha colpito molto quando c'è stato Salvate il soldato Ryan, perché lì erano solo tre. Come? Noi ormai eravamo abituati alla strage familiare, per cui non ci preoccupava, no? Niente. Però è vero che per noi questa cosa qui è stata molto, difatti poi noi abbiamo fumato come loro, tutti i fratelli sono andati a fumare e tutti abbiamo vomitato, fa schifo. Quando, la prima volta addirittura non l'abbiamo fatto con la menta, no? Quindi fumavamo menta seccata apposta al sole, eccetera, che non potevamo, così piccoli, andare a comprare le sigarette. Allora le vendevano singole, sciolte, staccate, ma bisognava essere grandi. A parte questo, quindi, queste sorte di esperienze mi hanno fatto ripercorrere questo libro con una bizzarra sensazione di emozione. E poi volevo dire, visto che mi ha introdotto dicendo è un amico, è già venuto molte volte, io la prima volta che sono venuto al Politecnico mi sono iscritto architettura, io sono architetto, certo. Cioè non sembra, ma sono laureato, ho fatto anche l'esame di Stato con Gaia Aulenti, per cui cioè, non so come. L'unico problema, se si può chiamare problema, per me è una grandissima fortuna, però io mi sono iscritto ad architettura nell'autunno del 1968. Per io lo reputo una fortuna, perché è una generazione che ha imparato ha imparato la vita sociale, ha imparato l'educazione civica, ha imparato a cavarsela nel mondo. Ho trovato tantissimi amici laureati in quegli anni che poi si sono dati a parecchie attività. E l'unico rimpianto che ho è che probabilmente non sono stato agganciato dal fuoco della progettazione, perché in quell'epoca era tutto molto più complesso, ecco, diciamo, c'avevamo altri problemi, per cui io per anni facevo un'attività all'università nel movimento studentesco, cercavo di vivere la vita della facoltà, le occupazioni, tutto quello che c'era in quegli anni, di cose buone, meno buone, senz'altro stimolanti, e di nascosto facevo una scuola di mimo al Piccolo Teatro. Di nascosto, perché non potevo dire a quelli del movimento studentesco che io studiavo mimo. Era un po', come dire, qualunquista voler fare teatro, voler fare un'attività non strettamente legata nel sociale, nel politico e nella lotta politica di quegli anni. Per cui io per tanti anni ho vissuto parallelamente, tanti anni vuol dire io mi sono laureato nel 74, sono entrato nel 68 e mi sono laureato nel 74. Tra il 68 e il 74, da un lato ho vissuto tutto l'inizio della strategia della tensione, dell'università aperta, del voto politico, di tutte le lotte che c'erano in quegli anni, qui architettura per primo e poi dopo anche in tutte le altre facoltà, e contemporaneamente facevo lezioni di mimo, facevo teatro, facevo cabaret, facevo tutto quello che di nascosto, di sera, facevo perché mi piaceva. Non potevo immaginare che alla fine degli anni 70, cioè 79, che sono un po' tutti i vari capitoli, varie cose ripercorse poi in maniera assolutamente caotica, perché non è un'autobiografia, è un'autobiografia involontaria, perché io racconto del mondo, racconto delle rivoluzioni tecnologiche, del cambiamento dei linguaggi, cioè il tema di questo incontro di oggi è quello che a me sta a cuore. Non mi sta a cuore raccontare la mia vita, quella me la tengo per me, per quelli che mi conoscono, non interessa a nessuno. Ma per fortuna nostra abbiamo attraversato un'epoca che ha significato rivoluzioni enormi nel campo del linguaggio, nel campo della ripresa cinematografica, nel campo delle telecomunicazioni. E se voi pensate che fino all'inizio degli anni 90 il fenomeno dei computer era agli albori, parlo dell'Italia, perché io il primo computer che ho comprato l'ho comprato nel 92, credo, nel 91,
E il primo cellulare grosso così che ho avuto in mano l'ho avuto nel 94. Non stiamo parlando di 50 anni fa, stiamo parlando di 20 anni fa. In 20 anni siamo finiti, io parlo con una certa certezza, perché non sono mai stato uno che andava a comprare la prima novità. Per cui quando io dico il primo cellulare l'ho comprato nel 94, sicuramente da 5 anni gli altri ce l'avevano già. Io non l'ho comprato per primo. Poi quando ho capito che tutti lo usavano sul lavoro, perché noi facevamo cinema, per cui è stata la grande rivoluzione che ci ha svuotato le tasche, perché noi facevamo la produzione dei film con le tasche piene di gettoni, perché dovevamo partire in autostrada e a ogni autogrill ci fermavamo per telefonare a 10 persone, dovevamo avere 20 gettoni in tasca. Allora nel momento in cui il direttore di produzione ha detto no, non c'è problema, chiamo io, e ha tirato fuori una roba alta così, che era il primo cellulare, e io ho detto però a me non interesserà mai, perché mica faccio il direttore di produzione. Io ho altri che telefonano per me. Non immaginavamo che saremmo finiti come siamo finiti. Allora, di queste cose qua, io ne ho una vita. Cioè, adesso non voglio, inevitabilmente, mi rifaccio a dei capitoli del libro, ma perché questa è la mia vita. Cioè, io mi ricordo perfettamente il giorno in cui a Roma, all'Anica, alla sede dell'Anica, qui parliamo di cinema e di nuove tecnologie, io andavo sempre a fare queste riunioni da milanese, arrivavo da Milano, perché io sono sempre stato a Milano, ho sempre lavorato a Milano, però andavo giù a Roma, cioè, autore cinematografico, andavo quando c'erano le riunioni, vado in una sala anche più grande di questa, piena di autori cinematografici, il Gotha del cinema italiano, e il tema del convegno era l'audiovisivo e le nuove tecnologie. Io mi guardo in giro e vedo che tra i relatori ci sono due di Milano. Cioè, era talmente raro che uno venisse da Milano per fare un convegno di cinema a Roma che li ho beccati subito, no? Dico, ma voi, ah sì, siamo qui, dobbiamo presentare. Erano due che venivano a presentare la telefonia mobile. Per cui hanno detto, si sono presentati, siamo il chief manager, con tutti questi nomi che io non so neanche ripetere, di questa Vodafone, di questa team, non mi ricordo cosa fosse, e siamo venuti per darvi una bella notizia. Fra 2 anni ci sarà sul mercato un telefonino in cui si potranno vedere i film. Gelo. Sì, insomma, noi avremo in tasca un telefonino con uno schermo dove voi potrete vedere i vostri film sul telefonino. Si alza la mano, non so se era Pontecorvo, ma insomma, immaginatevi gente di questo calibro. Non era Pontecorvo, perché la domanda era: scusi, ma lei crede che la battaglia di Algeri ce la vedremo sul telefonino? E non era Pontecorvo, perché insomma sarebbe stato troppo. Magari era quello vicino che gli aveva detto: dillo tu. E questo subito dice: no, ma figuratevi, no, non ci permetteremo mai, il maestro Pontecorvo, la battaglia di Algeri. Poi, insomma, ci rendiamo conto che stare in piedi con un telefonino in mano per 1 ora e mezza, assolutamente no. Però, dice, se per caso aspettate l'autobus, ve ne potete guardare 5 minuti. Poi, quando arriva l'autobus, chiudete e andate avanti dopo. Gelo. Si alza un altro e dice, i nostri film, lei li guarda alla fermata dell'autobus? Dice, no, lei li può guardare anche a casa, in bagno, dove si trova. E questi continuavano, no? Perché, cioè, insomma, è venuto fuori un putiferio. Li hanno massacrati, li hanno cacciati via da questa riunione, e questi, uscendo da lì, perché questi erano venuti a dire, guardate che c'è una nuova opportunità per cui i vostri film li potete vendere alla team. Questo era il messaggio, bello o brutto che fosse. Questi sono usciti, sono andati da Sky, e noi 6 mesi dopo tutto il cinema italiano si è trovato nei contratti di vendita dei film a Sky una clausola che diceva: con questa vendita autorizzate anche l'utilizzo per la telefonia mobile. Per cui i soldi li ha beccati Sky e non gli autori cinematografici. Questo è uno degli aneddoti attraverso il quale siamo passati, attraverso il quale abbiamo massacrato il nostro immaginario collettivo. Però è vero che la battaglia di Algeri non mi può emozionare da un telefonino alla fermata di un tram,
ma è altrettanto vero che se io oggi ho in tasca un telefonino che può riprendere in alta definizione un prodotto che può andare in broadcast come diretta, noi ci troviamo i telegiornali pieni di cose fatte in verticale da gente che casualmente era col telefonino. Non c'è più una troupe della RAI che va in giro. Li trovano su internet e scaricano le immagini rubate da dei dilettanti che si sono trovati casualmente sul luogo di una tragedia, di un disastro, di un incidente, di un maremoto, perché di solito sono sempre cose tragiche che si possono fotografare per il telegiornale, non è che fanno uno che sta bene, no? Ecco, questo però è quello che noi abbiamo attraversato, è quello che noi dobbiamo gestire facendo delle scuole oggi di cinema che sarebbe ingiusto e sbagliato dire a un ragazzo ti insegno come fare un film d'autore, perché Antonioni ha fatto il centro sperimentale, ma è diventato Antonioni perché era Antonioni. Pasolini, Fellini non hanno fatto le scuole di cinema, e uno non può fare una scuola di cinema per insegnare come si diventa Fellini, perché non si diventa Fellini perché si va a scuola. Uno deve andare a scuola perché il linguaggio dell'audiovisivo è uno strumento, e questo strumento ti permette di raccontare delle storie attraverso le immagini. Se vediamo il film sotto questo punto di vista, allora io non insegno a un ragazzo a fare un lungometraggio, insegno a un ragazzo a raccontare storie attraverso le immagini, magari in film da un minuto, da 30 secondi, da un minuto e mezzo, quello che oggi si chiama lo storytelling transmediale. Paroloni, perché, che nascondono molte volte la mancanza totale di idee. Però se un cliente ti chiede, ah però mi raccomando, io voglio uno storytelling transmediale, multimediale, va bene, lo facciamo. Poi vuol dire solo fare tante cose in tanti posti diversi, tutti legati da un filo conduttore che parlino sempre di quel prodotto lì. Ecco, per cui in una scuola di cinema oggi, se uno insegna a cavalcare anche delle tecnologie pericolose, però riportate a un'utilità di comunicazione, secondo me può dire a un ragazzo tu troverai lavoro. Ma se uno si limita a insegnare a un ragazzo il grande cinema degli anni 50, è una fabbrica di disoccupazione, perché oggi se Bergman avesse 20 anni non potrebbe fare i film che ha fatto. Ma non solo lui, tutti gli autori che hanno lavorato prima degli anni 70, parlo degli autori alti, compreso Kubrick, che non è solo un autore per pochi, ma è uno che ha fatto grandissimi spettacoli per tanti, ma lo stesso Kubrick oggi non potrebbe permettersi di stare in Svizzera a casa sua a studiare i suoi film per conto suo e a uscire dall'isolamento solo nel momento in cui va sul set. Perché oggi quelli che fanno i film, che sono dei blockbuster mondiali, sanno dirigere delle città di tecnici. Peter Jackson, Lucas, Spielberg, cioè chiunque, ditemi uno, chiunque fa un film oggi di quel livello lì, non parliamo del cinema italiano che è un'altra cosa, ma di quel livello lì, noi continuiamo a rifare Ladri di biciclette, noi continuiamo a rifare il neorealismo, perché è quello che sappiamo e possiamo fare. Non è che lo facciamo perché non ci piace la fantasia, perché noi non abbiamo i soldi per fare il cinema fantastico, non abbiamo i soldi per fare il cartone animato 3D, non abbiamo né i soldi né la mentalità imprenditoriale che ci permette di mettere in piedi un'attività di quel genere. Se voi pensate che Peter Jackson, che invece tutte queste cose le aveva, sempre in un ambiente anglofono, anche se era australiano, quando ha sognato, perché bisogna sognarle le pazzie, quando ha sognato di fare una trilogia del Signore degli Anelli, è andato, si è informato, cosa ha fatto? Secondo voi uno dice, ma adesso trovo tre collaboratori e mi metto a fare il Signore degli Anelli. No, lui si è fatto fare una ricerca su tutti i disegnatori migliori del mondo che si erano occupati di illustrare Tolkien. Li ha trovati uno per uno e li ha portati tutti in Australia, loro e le loro famiglie, garantendogli 10 anni di lavoro. Per cui non è che gli ha detto venite a fare un film,
gli ha detto: venite a spostare la vostra vita e quella delle vostre famiglie, perché io per 10 anni vi farò lavorare in Australia, pagandoli e strapagandoli. Perché uno non fa una roba così per andare a fare un favore a Peter Jackson, no? Uno parla con la moglie e dice: ma sai, ci hanno detto di andare in Australia, però mi hanno offerto una cifra che non guadagneremo mai in vita nostra. E la moglie dice: andiamo in Australia. Perché se avessero detto: vieni qui, che poi forse abbiamo una sovvenzione del ministero per fare un film, sarebbero stati dei fessi andare in Australia. Adesso faccio un esempio, no? Ecco, noi invece siamo lì sempre che aspettiamo il ministero. Siccome adesso i decreti attuativi non li stanno facendo da 2 anni, da 1 anno e mezzo, tutto il cinema italiano è fermo, perché nessuno riceve un euro dal ministero. Una legge nuova di cui tutti si sono vantati, di cui tutti hanno detto: finalmente abbiamo una bella legge. Sì, abbiamo la legge, ci mancano i decreti attuativi. Se non ci sono i decreti attuativi, non si può attuare la legge. La legge è bloccata da 1 anno e mezzo e tutto il cinema italiano è bloccato. Queste sono le follie. Per questo dico: noi non potremo mai fare competizione con Il Signore degli Anelli, con i cartoni animati 3D. Altre cinematografie ci provano, i francesi sono abbastanza bravi, ci sono 2 o 3 autori francesi che fanno delle americanate, poi dicendo che loro sono francesi e che gli americani li odiano, però vanno più verso l'americanata di noi. Noi invece non abbiamo neanche i soldi per immaginarle quelle cose lì, neanche la forza di immaginarle. E allora, ecco, questo è un po' perché in certi capitoli si parla di me, quindi autobiograficamente racconto degli aneddoti che ho vissuto, ma quello che mi importava era raccontare il cambiamento che abbiamo attraversato. E guardate che lo dico con una certa enfasi, con una certa passione, a maggior ragione perché io in questi anni mi dedico all'insegnamento, perché io in questi anni dirigo il centro sperimentale a Milano, insegno allo IUM, parlo di laboratori di regia, parlo con centinaia di giovani, e mi sento obbligato a dare una speranza a questi giovani. Non posso dire a questi giovani: guarda che fa tutto schifo, guarda che non abbiamo soldi, guarda che i ministeri sono bloccati. Non posso. Però devo anche onestamente fargli capire qualcosa. Qual è l'unico modo per parlare oggi? Qui siete molti, siano professori, lavorate all'università. È riuscire a dialogare con i giovani. Perché mai come in questi ultimi 20 anni, dalle elementari, forse all'università, forse l'università è la meno toccata da questa cosa, ma soprattutto sono toccate le elementari, le medie e i licei, tutto il corpo docente di quel corso di studi è meno preparato dei suoi allievi. Cioè, una maestra delle elementari non può manovrare un iPod come lo manovra un bambino di elementari, sono sicuro. Ci sono bambini di 3 anni che se gli dai in mano un libro fanno così per cercare di cambiare la pagina e non capiscono perché nel libro bisogna girare le pagine invece che far così. Ora, questa è una follia, però è una generazione che quando va a scuola non può trovarsi una maestra che non ha il computer, che non ha l'iPad, che non ha il telefonino, che gli proibisce le tecnologie. E allora è l'unico momento nella storia dell'educazione in cui gli insegnanti, prima di parlare con delle scolaresche, devono anche capire a che livello sono queste scolaresche. Io 4 anni fa, quando ho iniziato un certo tipo di attività di docenza continuativa, mi arrabbiavo perché mi trovavo di fronte a una classe e non so, dicevo, adesso vi dico una sciocchezza, ma dico, non so, ah, io vi racconto quando ho conosciuto Tizio, Caio, Sempronio. Questi non mi stavano più a sentire. Tizio, Caio, Sempronio andavano in Wikipedia a vedere chi erano. Allora, avete presente, davanti uno che vi dice: ho conosciuto Tati, ho conosciuto Cep, non lo so. State a sentire cosa vi sta dicendo. Wikipedia su Tati, lo guardate a casa, lo guardate quando volete. No, i ragazzi appena scattava un nome, tutti col computer aperto, andavano a leggere. Leggevano Wikipedia e poi ti facevano le domande che tu magari avevi sbagliato una data, per dirti che: ah, ma professore, però questo... scusate. Allora ho imparato a non fare più nomi. Non davo la possibilità di cercare niente in Wikipedia.
ero attentissimo, sono diventato bravissimo. E non va più nessuno in Wikipedia. Però, come dire, non posso arrabbiarmi, non posso proibire il computer, non posso dire mettete via tutto e statemi a sentire, perché comunque non ti stanno a sentire. Più gli dai proibizioni e più non ti stanno a sentire. È incredibile. Allora, non so, io parlo di gente che vuol far cinema, non parlo di uno che studia chimica, perché quello è figuratevi, ma uno che studia cinema in una scuola di cinema non è in grado di guardare un film di un'ora e mezza senza alzarsi. È strano, eh? Vanno in bagno, devono rispondere al telefono, devono mangiare perché è arrivata l'ora della merenda. Ma lo dico con affetto. Cioè io non mi sono mai alzato per andare in bagno mentre c'è un film. Ma neanche adesso, non solo quando ero giovane. Cioè non è nella mia... Cioè sto guardando un film, non penso che ho fame, che devo rispondere al WhatsApp, che devo rispondere a Facebook, che devo mandare i cuoricini. Non sono più capaci di stare concentrati su una cosa. Allora uno deve imparare a dialogare con gente che è multitasking. Io non lo dico parlando male dei ragazzi. Devi prendere atto che questa è la realtà. E se uno è multitasking, devi parlargli da multitasking. Naturalmente devi continuamente metterti in discussione, continuamente dire io questa cosa 30 anni fa l'ho fatta, ma me la tengo per me. Perché se comincio una frase dicendo come facevamo noi, già sono addormentati tutti. E allora bisogna sempre trovare l'argomento per tenerli vivaci. E siccome hanno un tasso di concentrazione che va intorno ai 3-4 minuti, ogni 3-4 minuti bisogna cambiare argomento. In maniera fasulla, non è che io poi cambio argomento sempre. Però ogni 3-4 minuti bisogna alzare un po' il tono della voce e fargli fare una risatina. Perché sennò si addormentano. Questa è la realtà di oggi. Cioè non è colpa dei ragazzi, è colpa di tutto un mondo che ha parcellizzato lo spettacolo, che ha parcellizzato l'informazione, che abbiamo dei politici che parlano coi Twitter. Allora, se uno parla coi Twitter ed è presidente del Consiglio, come posso pretendere che un ragazzo sta un'ora e mezza a guardare un film? O no? Ecco, queste sono realtà. Allora io, di tutto questo, cerco, perché sennò mi sarei già annoiato, cerco di imparare da loro per poi ridare a loro, attraverso un linguaggio che mi capiscono, le cose che ritengo siano utili sapere rispetto al nostro mestiere, rispetto alle nostre... Io sono il mimo più loquace che conosco, per cui fermatemi, abbattetemi, fate qualcosa, perché sennò vado avanti a parlare... No, ma è vero che hai affrontato tutti i temi che dovevamo affrontare in maniera... No, così abbiamo... Perché... Con molto... Adesso ci divertiamo, adesso questo era il succo della cosa. Questo era il succo. Nelle tue pagine ci sono moltissime di queste frasi che un po' amare, devo dire, che hanno a che fare con la trasformazione, col cambiamento come è avvenuto, no? Addirittura all'inizio, le 3:29 di notte... Beh, no? Ma scusa, amare, allora, scusa, siccome adesso l'ora... Mi sento toccato nel vivo. No, ma infatti volevo leggerlo io, perché era... No, non te lo permetto di leggere. No. Ecco, beh, mi porta via la scena. Ma io facevo solo il lettore, non l'autore. No, lo dico perché la parola amaro mi spaventa, cioè nel senso che io non vorrei mai che queste pagine sembrassero... Un rimpianto per anni che non ci sono più. No, non è questo per nulla. Però in un certo senso, se tu dici, vediamo un po' qualcuna di quelle che ho trascritto. Non la prima pagina, che quella la leggo io. Quella lì la leggi tu assolutamente, sì. Ma ce n'è una che mi colpisce molto, che dice... Certo, per fare una bella foto e saper raccontare per immagini, in una storia occorrono anche altre competenze, ma a volte è più comodo dimenticarlo. Allora, questa cosa qua è una sintesi perfetta. È una realtà. Di tutto, esatto. Ma questo ha a che fare con non solo con l'affermarsi, non dimentichiamo che sono 10 anni, li hanno festeggiati poco fa, di questa roba qua. Questa cosa qui ha cambiato il mondo intero. Questo qui, come ne parlavamo una volta con Marisa Galbiatti, quello che Danna portò qui dall'America, il primo computer, era un centesimo di questo.
Allora, voglio dire, con questa cosa qui si possono fare cose inaudite, però è vero quello che dici tu, che poi, guarda caso, però non è che la gente le faccia. Ecco, però a un ragazzo che non sa niente di quello che c'era prima, di quello che è successo prima di 5 anni fa. Sì, è vero, però quando uno viene a dirti io voglio imparare la tecnica e non sa che ti sta chiedendo un'altra cosa, infatti lì bisogna capire questo fatto, perché... Quando dicono voglio imparare la tecnica, per lui tecnica è metto un primo piano e faccio una cosa così. Cioè, come una cosa che ha imparato istintivamente vedendo dei film, ma senza sapere, avendo probabilmente sul fondo l'intuizione della necessità di questo, ma senza il processo di pensiero che il regista vero ha quando dice allora qui devo mettere questa cosa. Magari anche lui ha un'intuizione, però poi se ne fa ragione e la misura, la prova, l'esercita, eccetera, no? E quindi, però loro dicono, io rispondo sempre dicendo la tecnica si impara in mezza giornata, si raffina teoricamente in qualche mese e diventa pratica in anni. Quindi la tecnica non si impara, si impara solo un piccolo manuale di come si infilano i cavi e di come si fa girare una macchina, insomma. No? Mentre quello che manca, e lo si vede in certi momenti, è proprio il come. Aspetta, però la cosa che ci colpisce molto qui, questa non è una scuola di cinema, e quindi questa è una scuola dove il cinema è uno strumento, e è uno strumento a seconda proprio delle materie. Molti insegnanti usano il cinema come linguaggio, non come si fa in certi casi dove gli psicanalisti si mostrano e si proiettano tra di loro un sacco di film di matti, no? Ma film veri, no? Intendiamoci, film seri, non documentari. E poi parlano di quello che c'è dentro. No, qui si parla di come il linguaggio è stato in grado di dire determinate cose, di fare determinate cose, di far succedere dentro le persone che guardano determinate cose. E quindi il problema della tecnica loro diventa un problema di linguaggio, e questo da far capire, perché altrimenti accade, e questo Gabriele Carbone lo sa, e lo ha sperimentato, quel giovanotto che c'è, che adesso non vediamo più perché ci sono le luci negli occhi, ma che insegna appunto ai giovani come si usano le macchine e cosa significa incominciare a fare questa strada. Lui fa copiare, fa fare delle copie. Io quando insegnavo alla scuola del cinema dicevo voglio 3 inquadrature di un film che vi è piaciuto, ma che siano perfettamente, non perfettamente uguali, ispirate a quello, ma che devono dare la stessa sensazione, per fargli incominciare a pensare cosa c'è dentro dell'immagine e quindi qual è stato il processo che ha portato a questa cosa. E che quindi li colpisce, perché si rendono conto che erano tutte cose, perché c'è questo oggetto lì, perché c'è questo segno, perché lui si muove e fa il cenno con la testa, perché guarda da quella parte, no? Domandatevi tutto. Allora, il discorso diventa importante perché per loro, e lo vediamo nei laboratori che facciamo con Marisa Galbianti, questi ragazzi riescono in 2 mesi a inventarsi delle piccole cose degne, alcuni piuttosto belle, no? E cioè, ci rendiamo conto che loro qualcosa hanno assorbito interiormente. Se tu gli chiedi chi ha visto Shining, non si alza una mano su 100 che sono nell'aula, no? Però allora incomincia a pensare, dunque sono qui, ci avranno 22, 23 anni, un santo cielo. No, ma tu parli, per noi è l'altro ieri. Tu parli di Shining, che era un grandissimo film di Kubrick, sì. Ma questi non hanno mai visto Charlie Chaplin. È vero, perché non hanno visto né le cose medie né quelle lontane. Cioè, certo. Io dico questa cosa perché a me è capitata, ero a Trento, al Festival di Trento, e inauguriamo una volta il festival con La febbre dell'oro di Chaplin, con una copia restaurata da Bologna e con l'orchestra Haydn di Bolzano, con 80 elementi, che suonavano la colonna sonora originale di Charlie Chaplin,
in diretta. Era uno spettacolo da brivido, tanto bello che noi abbiamo detto è un peccato che una prova generale venga fatta a porte chiuse, per cui la prova generale l'abbiamo aperta ai ragazzi del liceo. 800 ragazzi del liceo di Trento, non sto parlando di una zona depressa d'Italia, sto parlando di una zona ricca, regione autonoma e città universitaria. Io esco a presentare, c'avevo l'orchestra Haydn sotto già schierata, il film che stava partendo, io esco con la mia presentazione breve, perché non sono un critico cinematografico, di Charlie Chaplin. Dico, oggi siete qui per vedere un film di Charlie Chaplin e sono molto contento, ma mentre dico sono molto contento, mi accorgo che la parola Charlie Chaplin non ha smosso nessun... cioè i mobili erano e i miei mobili sono rimasti. Allora percepisco, perché il mio mestiere è parlare in pubblico, capire se la gente recepisce quello che sto dicendo o no, capisco che non ha detto niente Charlie Chaplin, dico Charlot, avrete visto un film di Charlot? Allora mi spavento, perché avevo scritto poco, però se uno non ha mai visto un film di Charlot cosa gli dici? Come fai a raccontargli chi era Charlie Chaplin in un minuto? Non puoi, no? Allora mi è venuto in improvvisazione, ho detto guardate, comunque se non l'avete mai visto mi dispiace per voi, ma vi posso assicurare che era un comico. Per cui siete vi hanno portato qui per ridere. Non è che vi hanno portato qui per vedere un film in bianco e nero con l'orchestra classica, una rottura di scatole. Vi hanno portato qui per divertirvi. Se vi scappa da ridere, ridete. Perché Chaplin sarebbe contento e sono uscito. Poi mi sono messo dietro lì, è partito il film. Siccome La febbre dell'oro comincia come un film drammatico, perché per due minuti i cercatori d'oro si ammazzano, con tutte le enfasi del cinema muto, per cui... Io guardavo i ragazzi erano tutti così, e facevano... Questo qui... Come dire, ma questo qui è un cretino, ci ha detto che è un film comico, è una stronzata, cioè una cosa poi vecchia, no? Così. A un certo punto entra Chaplin sulla cengia, la prima scena della febbre dell'oro, e fa così, arriva in punto alla cengia... sta per cadere, poi si rimette e cammina così. Un boato. Non l'avevano mai visto. Non avevano mai visto Charlie Chaplin camminare così. Che per noi è una cosa che ci abbiamo dentro, non so come dire. E dopo hanno riso per un'ora e mezza. Allora io ho fatto una riflessione. Non è colpa dei ragazzi. Che colpa hanno i ragazzi se a 18 anni non gli hanno mai fatto vedere Chaplin? La colpa... è delle famiglie, perché in ogni famiglia un genitore dovrebbe almeno una volta spiegare a un figlio chi è Chaplin. È colpa della scuola, perché una scuola almeno una volta dovrebbe fare una proiezione di un film di Chaplin. È colpa della televisione di Stato, che è un servizio pubblico e che non trasmette mai un film di Chaplin. Allora, queste tre colpe, i ragazzi non c'entrano niente. Loro, quando hanno visto il film, erano felicissimi, erano contentissimi. Per cui, come dire, è un problema parlare con i giovani. Il discorso che lui faceva era giustissimo, ma io sono imbarazzato perché uno che è abituato a avere in tasca un apparecchio che fa delle foto in alta definizione facilissimamente, ne fanno mille in qualsiasi situazione, perché in qualsiasi situazione continuano a fotografare, selfie, non selfie, avanti e indietro, fanno 1500 fotografie al giorno. Su 1500 fotografie, se proprio sei una bestia, tre belle ti vengono, per caso. Se tu quelle tre te le tieni e le fai vedere e dici queste le ho fatte io, uno dice, ah però che bravo, sei bravo a fare il fotografo, ma ne hai fatte 1497 che facevano schifo. Allora, però spiego... devo dire che i grandi fotografi facevano così lo stesso. Insomma. Un momento. Allora, spiego... No, perché no, io è provocatorio. Io spiego ai ragazzi che noi siamo una generazione che avevano i rullini di 12 fotografie, esatto. Di 24 o 36. Esatto. Io partivo per le vacanze con il mio amico Franco e dicevamo compriamo il rullino da 12, da 24 o da 36. Ma guarda, 36 costa troppo, 12 dopo si finiscono... Facciamo 24, ma stavamo via tre settimane in vacanza e non potevamo fare più di 24 foto. E guardate che questa cosa mi è venuta in mente perché 10 anni fa, che ormai le pellicole non c'erano più nelle foto, tutto quanto,
mi trovo in montagna e una coppia anziana, cioè della mia età, ma che a me mi sembrava anzianissima, dice: scusi, mi può fare una foto? Dico: ah, per bacco, no, mi dà la macchina. Tu gli faccio la foto e poi gli dico: aspetti, aspetti che gliene faccio un'altra. No, perché ne abbiamo solo due. E ho capito che c'era la pellicola. Ne avevano solo due, dovevano fare ancora l'arrivo e il ritorno. Allora lì ho detto: accidenti, fermiamoci un attimo, perché noi adesso siamo abituati a fare 10 fotografie. È vero che i fotografi facevano 150 scatti, ma della foto che avevano preparato. Cioè il fotografo preparava una foto in studio e poi dopo, oppure era un fotoreporter di cronaca, andava in giro con la multiscatto e scattava in così. Ma quello è un altro discorso, perché è un reportage giornalistico o è una foto in studio. La Chapelle non credo che faccia uno scatto solo, ne farà 100.000 della foto che ha preparato. Ma è tutto un altro discorso. Il discorso è che noi abbiamo troppa tecnologia che ci facilita il lavoro. Questo che volevo dire. Ecco, per cui alla fine tutti si credono fotografi, tutti si credono registi, tutti, è vero in un certo senso, quello che è peggio, i clienti, le televisioni, i produttori, pensano che tutti possano fare oggi un film a basso costo, perché tanto... lo fa anche mio nipote, poi sa, a me una volta, non faccio nomi perché non sta bene, perché siamo registrati e perché andiamo sui siti web e non voglio avere denunce. Ma vi potrei fare nome e cognome di una persona molto importante che di fronte a una richiesta di lavoro in cui io tra l'altro ero lì come scuola, non ero lì come libero professionista, perché ormai i liberi professionisti stanno a casa, perché non puoi andare a trattare 1.000, 2.000, 3.000 euro di budget per fare un film. Beh, parli per dire: ti mando due studenti, tre studenti, guarda, gli dai un rimborso spese. Questi sono i discorsi che si fanno oggi a certi livelli. E di fronte a una richiesta di 2-3 mila euro e di ragazzi che gli facevano un film, questo senza vergognarsi ha detto: guardi, sì, però io non sono un po' indeciso, perché sa, poi se questi non vengono io lo faccio fare alle mie segretarie, che sono delle stipendiate e sono gratis. Gli ho detto: guardi, se lei ha una segretaria che è brava a filmare, ma le conviene usarla, perché non le costa niente. Non ci stia a far perdere tempo a noi che insegniamo a fare il cinema. Per cui la invito a usare la sua segretaria. Ma questa è la mentalità. L'altra sera ero a Salso Maggiore, una serata piacevole, tu mangia cinema, forme di grana. E naturalmente, tenete presente, la serata era piena di gente. Dice: ah, ma allora sono amanti del cinema. Momento. Li hanno riempiti di formaggio grana. Gratis, cioè c'era una degustazione di grana, per cui hanno tagliato delle forme e continuavano a distribuire grana. Hanno fatto l'incontro con Nichetti, 1 ora e mezza, hanno visto un film l'una e l'altra e gli hanno dato la pizza di mezzanotte. Gli hanno dato la pizza a tutti, gratis, tutto gratis, non ha pagato niente nessuno. La gente ormai si muove solo se è gratis. Se tu metti 2 euro di ingresso, sta a casa, perché c'è la televisione gratis. Allora la devi far uscire, ma assieme al film, assieme all'autore, gli devi dare anche la pizza e il grana. E questo c'è nel libro. Io ho scritto un racconto nel 75, Teatrocrazia. Naturalmente non raccontavo queste cose perché non è che sono un veggente, ma raccontavo che in prospettiva il vero divo diventerà lo spettatore che vuole rimanere spettatore, perché tutti vorranno andare sul palco e essere protagonisti. Allora, io lo dicevo perché a metà degli anni 70 avevo fondato una scuola di mimo a Milano, quelli di Grock, che c'è ancora adesso, e che ancora adesso, dopo 30 anni, 40 anni, anzi sono passati 40 anni, ha 500 iscritti all'anno per fare teatro. Allora io all'epoca, che mi sembrava una roba stranissima, ho detto: ma com'è che tutti vogliono andare sul palcoscenico e nessuno vuol più stare a guardare uno spettacolo? E ho fatto questo raccontino che ha avuto fortuna, perché poi sembrava una follia. Ma cos'è diventato lo spettacolo se non questo? Se non che tutti vogliono votare, decidere online, voto chi vince Sanremo, voto chi è eliminato al Grande Fratello, voto quello che deve essere eletto dei 5 Stelle. Cioè non c'è più nessuno
che dice tu fai il tuo mestiere che io faccio lo spettatore. Io ti voto e poi tu non rompermi più le palle ma governami bene. Cosa mi chiedi a me cosa devo fare? Perché ti devo dire io cosa devi fare? Con una consultazione online. Non ne possiamo più. Però la gente, se non li coinvolgi, non si sentono coinvolti democraticamente. E allora è diventato un equivoco questo. Nessuno vuol più star seduto in una sala a guardare un film che ha fatto un altro. Nessuno vuol più guardare uno che sa ballare o sa cantare, ballando sotto le stelle. Più sono scemi e più li fanno ballare. Se uno sa ballare e va ballando sotto le stelle, lo eliminano alla prima puntata, perché non fa ridere. Anzi, lo trattano male, gli dicono, ma lei chi si crede d'essere? Fred Astaire? Cioè, Sgarbi è una persona eccezionale come critico d'arte. È uno che è colto. Se uno fa una conferenza d'arte, lo stai a sentire. Ma non è diventato famoso perché è un bravo critico d'arte. È diventato famoso perché gli si gonfiano le coronarie ogni due minuti. E tu lo vedi, ogni volta che giri i canali, c'è da qualche parte Sgarbi con le coronarie fuori che sta urlando contro qualcuno. Tu dimentichi la funzione di una persona e ti fai appassionare dal suo lato più bestiale, più primario, non so come dire, un'aggressività che se tu non ce l'hai in televisione non servi, non servi a nessuno. Intanto che lui cerca... No, è che il collegamento qui se ne va. Dopo ecco, basta, allora lo ritroviamo. No, ma per dire... A me è capitato l'ultima volta che sono stato al Maurizio Costanzo Show, dico l'ultima volta perché un po' io ho smesso di fare il film e poi anche lui ha smesso di fare il Maurizio Costanzo Show. Però lui per 30 anni ha fatto il Maurizio Costanzo Show e noi per 30 anni andavamo ospiti per promuovere i film, per promuovere queste cose. Allora vado una sera, mi ricordo che era la promozione di Stefano Quante Storie, qui 93, mi chiama, sono lì seduto con altri 8 ospiti e dice adesso parliamo di Stefano Quante Storie. S'apre la trasmissione e vedo che lui scende in prima fila e va a dare il microfono a una signora anziana che era uscita dal manicomio quel pomeriggio lì dopo 30 anni di ricovero in casa psichiatrica. E io dentro di me dicevo, ma questo lì è matto, cioè dal microfono a una che è stata 30 anni in ospedale psichiatrico. Allora, lei signora, è vero che è uscita oggi? Sì. Ah sì, ma Costanzo, che piacere vederla. Noi in clinica la guardavamo tutte le sere. E io dicevo, ma... Cioè, che tutta la clinica di malati di mente guardassero Costanzo, a me mi sembrava una roba ironica, no? Cioè, non... Insomma, Costanzo è stato tutta sera a parlare con quella signora lì. Tutta sera. Ha fatto tutta la trasmissione su... Pensate una donna che c'ha ragione anche, cioè una storia umanamente toccante. Poi mi passa vicino, alla fine della trasmissione, io non ho aperto bocca per tutta la trasmissione, mi passa vicino, fa Benichetti, poi lo inviteremo un'altra volta a parlare del suo film, ma vedi queste storie, perché voi del cinema non raccontate queste storie? E io lo guardo e mi è venuto, eravamo in diretta, mi è venuto spontaneo, dire, ma scusa, è 3 ore che stai parlando di questa storia qua, io devo farci un film che ci metto minimo 2 anni. Ma continua tu a parlare con la signora. Ecco, io non sono più andato al Costanzo Show, ovviamente non ero ben accetto, però mi era venuto spontaneo, mica lo volevo essere polemico. Ma io perché devo fare un film sulla signora che è stata 30 anni in manicomio? Cioè non mi interessa. Piuttosto tu, che vuoi fare audience, l'hai sfruttata tutta sera per far ridere la gente di questa signora. Questo mi sembra immorale. Non io che non mi voglio occupare degli ospedali psichiatrici. Chiusa parentesi. Ha trovato. Questo è per far vedere che potrei andare anch'io a ballando sotto le stelle, ma insomma, ho paura che se faccio vedere sta cosa mi dicono che sono un esibizionista. Fai un clown, tutto il mondo ama il clown. Quel che vuoi, ma dai detta bene anche a noi. Ogni dì, quando vuoi, con un naso rosso tu puoi. Puoi anche andare in banco d'avvocato a studiare. Dirà che sei normale ma non potrai mai volare. Un naso rosso in faccia ti farà adorare. Fai il clown, fai il clown, fai il clown. We'll be right back.
Questo era tutto un numero in piano sequenza, senza stacchi, l'abbiamo girato in diretta in studio. Però voi questi numeri qui non li vedete più in televisione perché non si possono provare, non c'è tempo per provarli. Questo, allora, il genio di queste coreografie era Don Lurio, ovviamente. No? Era Don Lurio che aveva tutte le colonne delle sue epoca d'oro e aveva tutte le coreografie, solo che aveva già una certa età, che aveva molti anni meno di me adesso, ma insomma come ballerino a 50 anni, 55 anni non aveva voglia di provare tanto. E allora questi balletti li provavamo a tavola. Cioè sul tavolo e facevamo allora due passi di là, poi due passi di qua, poi così, poi avanziamo, poi torniamo indietro. E tutta la coreografia era giocata con le mani, che a me divertiva moltissimo. Come Chaplin con le patate. Però lui lo faceva perché diceva, guarda, tanto te hai memoria, io non ho voglia di mettermi a provare tutto il giorno, memorizziamo i movimenti e poi andiamo e lo facciamo. E chiaramente però lui era Don Lurio, c'aveva le basi già registrate, c'aveva le coreografie in testa, per cui insomma era una persona. Questa cosa ve l'ho fatta vedere non perché sono pazzo, ma perché nel libro esistono dei QR code, che è quelli che lui sta utilizzando per andare a farvi vedere, vedete questi segni qui, dove con un'applicazione del telefonino, un'app gratuita, uno dal telefonino lo mette su... Lui si è fatto le fotocopie e le mette davanti al computer, che ha scaricato l'app sul computer, accede a questi contenuti multimediali dalla carta stampata. Per cui nel libro ci sono anche una decina di momenti diversi dell'attività, delle cose. Sono ricordi, non è che sono cose importanti, però sono curiosità che non le vedrete mai in televisione, perché nessuno fa più rivedere questi programmi qui. Oggi però non c'è più il tempo di fare niente e la televisione in generale è andata in mano agli improvvisatori di genio. Ci vuole del genio per fare televisione improvvisata. Non è che io sto parlando male di chi fa televisione. Però devono essere bravi a improvvisare. Perché se tu fai una cosa così, non è che la settimana dopo la puoi rifare, devi inventarne un'altra. E c'è un dispendio di prove, di creatività, di pianificazione, di mestiere, che oggi nessuno si può più permettere. Per cui, siccome oggi devi fare le trasmissioni tutti i giorni, andare in onda tutti i giorni, pensate alla Clerici, a Bonolis, a Jerry Scotti, a tutti quelli che fanno televisione quotidianamente, Carlo Conti, sono persone che intrattengono pubblici enormi sapendo gestire l'improvvisazione. Non c'è più una mezz'ora di preparazione su niente, se non sulla loro capacità di improvvisare con quello che hanno davanti. E questo è un po', però questo non si può rimpiangere, è cambiato il mondo. È cambiato il mondo. Ripeto, se io vado a fare un balletto così, ballando sotto le stelle, mi eliminano dopo la prima puntata, perché non servo alla trasmissione. Loro non hanno bisogno di gente che sa ballare, hanno bisogno di gente che fa ridere.
e che accetta di essere svillanato dalla giuria di turno. Questo è lo spettacolo con cui la gente viene tenuta davanti allo schermo. Non ci sono altri motivi, ma questo purtroppo si occupa, passa anche nelle trasmissioni di talk show, passa anche nelle trasmissioni che magari non le guardate neanche, perché poi non tutti fortunatamente possiamo guardare tutto, ma ci sono delle cose tremende. Se vi capita a volte, questo penso che vi sia capitato, di rivederli in blob, no? la sera dopo, voi non vi potete capacitare il brutto che è passato la sera prima. Ma dico, ma è possibile? Questa cosa qui è andata in onda, è andata in onda, e la fanno vedere in blob in orario protetto. Per cui magari è andata in onda alle 2 di notte, alla 1 di notte, quelli dicevano le peggio cose, facevano vedere le peggio cose, dopo lo rivediamo in blob alle 8 di sera. E gli sembra normale a tutti. Cioè non è una cosa di cui nessuno si lamenta, si è mai lamentato, anzi. C'è uno particolare che faceva trasmissione di notte, non lo ricordi, quello della Rai, che poi è stato arrestato perché ha mandato la morte. No, no, adesso questo non lo reso, non è che... Non voglio esagerare, cioè poi c'è sempre qualcosa di peggio di quello che sappiamo. Beh, dunque l'altra cosa che mi interessava molto di tutta la tua storia, perché si può trovare diciamo un filo proprio, ed è un filo che è molto interessante perché c'è una sorta di, potrei dire, di anticipazione, è come se tu avessi sentito per molto tempo prima quello che sarebbe poi successo. Tu parli di una cosa che è, secondo me, incominciata proprio allora, la teatralizzazione delle emozioni, no? Dove ormai tutto quanto deve essere emotivo, deve essere pieno di... ci deve piangere moltissimo, ci deve essere sempre come quel poverino lì che dice avevo 200.000 di colesterolo e c'ha una faccia che sembra che stia per mettere un piede nella fossa, insomma, no? Però poi e via. No, i bambini dell'Africa che vengono venduti in questa maniera infame, no, tutti moribondi, eccetera, e tutti devono piangere. E dici una cosa che io ho trovato straordinaria: hanno bisogno di lacrime, noi dobbiamo dare tante lacrime e tanti soldi, perché ognuno di questi richiede dei soldi. Sì, io no? Probabilmente adesso non mi ricordo in che contesto, però probabilmente parlavo di una teatralizzazione dei sentimenti, che questo non è solo il pianto, la cosa tragica, è anche l'esternazione della felicità, non so come dire. Se voi vi capita, io sono reduce perché ho dei figli in età di sposalizio e hanno degli amici che si sposano, per cui ogni mese mi capita un matrimonio. Se vi capita di andare a un matrimonio, in una festa di laurea, anche le feste di laurea, no? Sono teatralizzate. E c'hanno il cappello in testa con tutte le corone dell'alloro, e poi c'hanno le fotografie, e poi c'hanno le cose. Tutti urlando, tutti felici, tutti facendo le scene che hanno visto al Grande Fratello. Cioè, non so come dire, nessuno ha il pudore dei suoi sentimenti. Se uno è contento, se lo tiene per sé. Se uno è triste, se lo tiene per sé. No, il pianto e l'allegria, la felicità, la gioia, il tradimento, deve tutto essere esternalizzato, come se fosse un reality televisivo. Perché noi abbiamo sdoganato le lacrime, abbiamo sdoganato le felicità, la sguaiatezza, è diventato televisione di tutti i giorni. E allora se io non faccio anch'io questa cosa qua, mi sembra di non essere abbastanza felice, di non essere abbastanza triste, di non partecipare gli altri dei miei sentimenti. Questo secondo me è un guasto di un certo tipo di reality show, di un certo tipo di modo di spettacolarizzare tutto. Dalla vittima al carnefice, cioè qui stiamo parlando non di contenuti intellettuali, politici o sociali, stiamo parlando di un atteggiamento rispetto alla vita. È vero, c'è un mio ex allievo del corso di sceneggiatura che scrive i testi per la De Filippi. Cioè ognuno di quei signori lì che sembrano essere, come dire, quelli che improvvisamente esprimono la loro opinione, la loro indignazione, via di questo passo, segue un copione scritto. E lui mi ha detto, se vuoi ti invito a vedere, se ti capita di venire a Roma, a Milano, dove succede, ti invito a vedere come io devo decidere se quello lì ha continuato a fare la cosa giusta oppure no. Non il regista,
Ma io devo dire, mamma, cosa stai dicendo? Ma tu non dovevi fare lo stupido. Adesso ti metti a fare quello che invece sei il rivoluzionario che deve, sì, rompere le vele. Ah no, ma io a me piaceva di più così. No, non ti piaceva niente. Tu devi ritornare nella tua parte. Cioè è tutto inventato e portato al paradosso. No, è tutto... Sì, è ancora, guarda, è ancora un filo peggio. Perché io ho passato il periodo in cui pensavo che fossero attori, no? Ho detto, questi qui sono tutti attori, quelli che fingono di litigare con la moglie e marito, quelli esatto. Molti di quelli dei processi. I processi, esatto. Molti sono quasi tutti falsi. Molti sono attori. Ma questa è una fase. Non è che poi i pianti dei reality show e i pianti della De Filippi, di lì, del, come si chiama, c'è il posta, no, c'è posta falsi, per te, certo, questa roba qua. Certo. Quelli sono pianti veri. Sono cioè veri, non c'è un attore al mondo che riesce a piangere a comando come piangono quelli lì. Per cui io, quando vedo che uno piange, ha le lacrime, si dispera, ho sempre un po' di pudore, perché dico, quello lì in quel momento sta piangendo davvero, non è che sta recitando il pianto. L'hanno portato a una esasperazione emotiva, per cui gli hanno causato... Non so se avete visto qualche volta nei reality, io ogni tanto me li guardo, confesso, perché faccio questo mestiere, mi diverte guardare anche queste cose. Ogni tanto c'è uno che è lì tutto allegro, allora qui abbiamo una sorpresa per te, ah bene bene, mettiti lì contro la parete, ah bene bene, ti consegniamo una lettera, questo apre la lettera e si mette a piangere. Quello non è un attore che sta fingendo di piangere, quella è una che è stata tradita da un'emozione, perché gli hanno fatto scrivere dalla mamma, dal bambino, dal marito, dal fidanzato, dall'ex fidanzato, non lo so. In un momento in cui l'hanno in mano psicologicamente, perché quando uno lo mandano su un'isola deserta, non lo fanno mangiare, cioè voi potete metterci tutte le finzioni di questo mondo, ma quando state per un mese all'aria aperta con della gente che magari vi sta antipatica e non mangiate, voi siete debilitati psicologicamente, per cui uno vi può far piangere quando vuole. Ecco, queste cose qui io le trovo fastidiose. Io quando poi arrivo nei momenti delle varie trasmissioni dove succedono queste cose, cambio canale, perché non riesco a ridere, non riesco ad appassionarmi a questo loro racconto, mi dà fastidio. Io appartenevo, perché sono vecchio, a un'altra generazione, cioè io le storie le raccontavo, non è che le rubavo emozionando della gente che davanti alla macchina doveva... O peggio, quando c'è la disgrazia, il terremoto, l'incidente, e questi stanno con la macchina davanti a quello che ha avuto qualcuno che gli è morto da poco, per sperare che faccia la lacrima in diretta. Sono degli sciacallaggi umani. Però purtroppo è la televisione, i giornali, la cronaca, ma anche un certo tipo di politica, cavalca queste emozioni forti, le strumentalizza. Non è spettacolo questo. Però io non lo dico lamentandomi, ma bisogna conoscere queste cose se uno deve insegnare ai ragazzi a usare l'audiovisivo. Non è che si può dire a un ragazzo, guarda che esiste solo il grande cinema, Dreyer. Cioè, ma è Dreyer, sì, ha fatto Giovanna d'Arco, guardiamolo, analizziamolo, ma poi dopo io ti devo dire che c'è anche il Grande Fratello. Ti devo dire che se esci da questa scuola ti rischi di andare nella redazione dell'Isola dei Famosi. E allora poi, alla fine, se tu hai studiato Dreyer e poi ti trovi nella redazione dell'Isola dei Famosi, ti viene un cortocircuito psicologico, eh? Inquadrano anche lui, se gli viene un cascone, sì, questo. No, ma la grave è che poi dopo vanno a fare l'Isola dei Famosi, perché Dreyer non lo fa più nessuno, perché non possono, e allora fanno quello che possono i ragazzi. E siccome in quei posti lì si trovano ancora delle occupazioni, quello che è peggio, qual è? È che a me è capitato, sempre senza far nomi, in una grande università, di tenere un corso di scrittura creativa. Ha dei laureati di lettere, per cui parlavamo di magistrale di lettere, per cui stiamo parlando non di scuola professionale, stiamo parlando di gente laureata in lettere, con la laurea breve in lettere, che fa la magistrale e che come materia facoltativa
sceglie scrittura creativa. Io mi aspetto di avere dei geni della scrittura, no? Allora mi accorgo che non sono dei geni della scrittura, cioè mi accorgo che c'hanno dei problemi con l'italiano, con la scrittura italiana. Però chiedo, scrivetemi un dialogo di un film. Non gli dico prendete un film, copiate il dialogo, perché mi sembra banale. Gli dico scrivete un dialogo, inventatevi un dialogo come se fosse un dialogo di un film. Ci ho avuto un ragazzo che mi ha consegnato un'intervista parallela delle Iene. Io dico, ma scusa, questo dice domanda, doppia risposta. Domanda, doppia risposta. Dico, ma queste sono l'intervista delle Iene? Ah, sì, sì. Dico, ma io ti ho chiesto un dialogo di un film, di una storia. E beh, ma questo è un dialogo, no? È una scena. Allora, uno che arriva alla magistrale di lettere e in italiano non capisce la differenza tra un dialogo di una scena e l'intervista parallela delle Iene, non è un problema mio. Cioè, non è un problema del mio corso, del mio laboratorio, è un problema della maestra delle elementari, per prima. È un problema del professoressa delle medie, per seconda. È un problema del liceo, per terzo. Che nessuno gli ha spiegato cosa vuol dire la parola dialogo. Adesso sarà felicemente laureato anche alla magistrale, con la corona in testa, e avrà stappato. Felicemente, magari guadagnerà un casino di soldi, perché poi alla fine avrà capito come gira il mondo meglio di noi, ecco. Sicuramente. Senti, ho visto che il tempo sta correndo velocissimamente, mi interessava capire un'altra cosa invece a proposito di tecnica e arte. Tu hai un'esperienza ampia anche di cinema straniero, sei stato in America anche a presentare i tuoi film, sei stato a Mosca, in Russia, sei stato in Canada, no? In molte parti. E lì hai visto, hai notato delle cose diverse. In questo qui, questo Telluride, questo sì, luogo qui dove hai portato un film. Sì, c'era Volere Volare a Telluride. Tenete presente che io, non perché sono particolarmente appassionato di tecnologia, ma solo perché mi ero formato nella mia giovinezza nei cartoni animati. Per cui, lavorando per 10 anni con Bozzetto, con Bruno Bozzetto, e avendo scritto cartoni animati per 10 anni, quando poi sono passato al cinema mi è venuto naturale continuare a fare le cose che sapevo fare. Quindi ho fatto Ratataplan, che era un film alla maniera dei cartoni animati, come gag, come silenzio, così. E poi ho fatto Volere Volare, che era un film che volevo fare da 10 anni e che mi hanno dato i soldi per farlo solo dopo che Roger Rabbit aveva avuto successo, perché prima di Roger Rabbit non me l'avrebbe fatto fare nessuno. Allora io, quando ho fatto Volere Volare, ero felice, ero contento, sto a raccontare tutta la storia, ma ogni volta che lo presentavo in Italia c'era sempre qualche giornalista che diceva: ah, ma lei ha copiato da Roger Rabbit. Cosa vuol dire copiato da Roger Rabbit? Cioè, non è che Roger Rabbit ha inventato i cartoni e il dal vero. C'era già stato Mary Poppins, c'era stato Gert il dinosauro, Gene Kelly che ballava con Tom e Jerry. Non l'ho inventato io, il misto cartone, neanche Roger Rabbit. Per cui è già un ignorante uno che mi dice hai copiato da Roger Rabbit, perché è uno che prima di Roger Rabbit non sapeva che esisteva la tecnica mista. Però io faccio abbozzo, non posso dire ogni volta che uno mi dice una cosa così, ma lei è un ignorante, cioè non... Abbozzo, dico no, ma guardi, sì, Roger Rabbit è un bel film. Poi mi chiamano in America, Telluride, per presentare Volere Volare. Io vado, Telluride è una bellissima cittadina, una vecchia cittadina, sai, proprio quelle del West, col saloon, che era una specie di paese fantasma, che però alla fine degli anni 60 è stato popolato da hippie. Per cui quando io sono andato nel 90 con Volere Volare, che dopo vi faccio vedere un giochino, c'erano ancora tutti gli hippie che avevano i negozietti di collanine, di cose, cioè era un posto molto strano. E i film venivano proiettati nei saloon, negli ambienti western della città. Il film lo mettono alle 9 di mattina e io ho detto: ma alle 9 di mattina chi è che verrà al cinema? Nessuno.
sarò il solito italiano sfigato che gli hanno messo il film nell'orario peggiore. Infatti vado e mi ricordo il ragionamento che ho fatto, ho detto se non ci sono più di 10 persone torno a dormire, perché avevo anche il jet lag, una roba e l'altra, ero appena arrivato, stanco morto. Vedo una coda fuori dal cinema e dico ma chissà che film fanno nella sala vicino alla mia, perché è possibile che sta gente alle 9 di mattina. Era tutta gente che veniva a vedere Volere Volare. C'era Herzog, c'era Chiasso. Sì, cioè, c'era Herzog, cioè, tutti, c'era una fotografia, la trovate qui, una fotografia con dentro tutti questi gota del cinema. Sala piena alle 9 di mattina, vedono Volere Volare, tutti entusiasti, già contenti, bello. Alla fine faccio anche un dibattito in inglese, che è una roba fantascientifica, perché io l'inglese lo parlo a gesti più che altro, però mi faccio capire, insomma, per cui faccio questa cosa. E invece che dirmi, lei ha copiato da Roger Rabbit, mi fanno delle domande tecniche sul film. Ma lei come ha fatto a fare quella cosa? Come ha fatto? Io un po' sapevo rispondere, un po' no, perché poi non ero mica io che avevo fatto l'effetto speciale. Allora dicevo, però sti americani qua come sono acculturati, no? L'unica cosa che mi aveva insospettito è che quando uno mi chiede, ma farà Volere Volare numero 2? Sì, io ho detto, no, non credo, ma non mi sembra che abbiano annunciato Roger Rabbit numero 2. E ho avuto un'ovazione. E io ho detto, ma avrò detto qualche scemenza, poi mi sarò espresso male in inglese, non so, però è finita così. Esco fuori, perché finisce, poi ci buttano fuori che c'è un altro film, una cosa e l'altra, tutti escono, esco anch'io, li ritrovo tutti per strada che volevano farmi ancora domande. Allora a un certo punto dico, scusate, ma fatemi capire, ma voi alle 9 di mattina siete venuti a vedere un film italiano, mi fate delle domande molto tecniche, state qui ancora che volete sapere le cose, ma che mestiere fate? E questi si sono messi a ridere tutti, erano 100 animatori di Roger Rabbit. Cioè erano 100 che avevano lavorato a Roger Rabbit e che siccome noi abbiamo copiato da Roger Rabbit, cioè c'è un, adesso non mi addentro, ma c'è tutta una tecnica delle ombre che noi abbiamo preso da Roger Rabbit e l'abbiamo applicata. Però come tutti quelli che copiano, mentre copi inventi anche qualcosa in più, no? Per cui loro avevano beccato tutte le cose che loro non avevano fatto e che c'erano in più nel nostro film e mi chiedevano come le avevamo fatte. Ecco, questo per dire un po' la frustrazione che a volte in Italia abbiamo, perché tu fai una cosa oggettivamente carina, ma nessuno ti riconosce che stai portando avanti una ricerca, che stai portando avanti un'idea. Vi faccio vedere questa cosa, se spegnessero le luci si vedrebbe meglio, perché sennò c'è la luce che va sullo schermo e non si capisce. Comunque, se riuscite a intravederlo, ecco, così è meglio. Aspetta a partire. Lì sul test 1982 io ho 8 anni meno di quando ho fatto il film. No? Per cui si vede che sono più giovane e nel 1982 ho fatto quel test là. Nel 90 abbiamo fatto Volere Volare. Guardatelo parallelamente perché poi quando uno inventa una gag se la porta dietro. Vai pure. Parti pure. Ebbene, io ti porto dei miei assistiti. E ma ti stai grattando? La colonna sonora è di Volere Volare, eh? Però le gag erano tutte provate nell'82 in quel trailer che io facevo vedere ai produttori e che nessuno mi voleva produrre. Diversità grossa ai vostri posti. E che nell'82 il cartone animato non aveva le ombre. Allora chi comanda qui? Nel vediamo 90, un po' chi comanda qui. Vedete bene. Che nel così 90 il cartone animato è tridimensionale e quella è stata l'invenzione di Roger Rabbit. Vedete che ha le ombre le mani, là invece è colore piatto. Scusate,
Siete completamente pazze. Ma cos'è questa storia di mangiare con le mani, eh? Vi siete dimenticati come si usano le posate? Ragazze, per favore, il caffè non portatemelo, eh? Ecco, voi immaginatevi una persona che nell'82 fa... Buona, buona. Che nell'82... Possiamo, grazie. Che nell'82 fa quel trailer lì e per 8 anni io non sono riuscito a fare il film. Perché tutti mi dicevano... Ma una storia d'amore col cartone animati, una roba per bambini, ma i bambini l'amore non lo capiscono, perché, cioè, stupidaggini. Poi è arrivata Jessica Rabbit, che è diventata un'icona, diciamo, sexy, come si diceva una volta, per gli adulti, in un film a cartoni animati. Allora mi hanno ritelefonato, ma quell'idea che avevi di fare una storia d'amore col cartone animati, e 8 anni dopo ho trovato i soldi per fare i film. Peccato, perché... Tutte queste cose avrebbero accelerato certi processi di approfondimento, di ricerca, di lavorazione, di produzione. Ma se in Italia ci metti 8 anni per fare un film e per trovare i soldi, è chiaro che poi ne puoi fare 10, non ne puoi far 30, perché poi la vita è quella che è. Comunque è venuto benissimo. No, comunque vabbè, io sono contento di averlo fatto, ma è stata una fatica tremenda. E poi sentirmi dire, hai copiato da Roger Rabbit, insomma capite bene che... Un po' dovevi star calmo, perché ti veniva di rispondere, ecco. Allora, il tempo stringe e dobbiamo... Bene. Aspetta. Vedere se qualcuno è interessato a porre a Maurizio Nicchietti una qualche domanda, un qualche... Il tempo stringe, ma non troppo. Non troppo, eccolo là. C'è il tempo delle domande. Scusatemi. Prego, prego. Io sono stato l'ultimo ad arrivare e il primo ad andare, perché purtroppo è un appuntamento. Lei mi sembra una figura notevole, perché appunto di solito, vabbè, anch'io guardo un po' di televisione, non sono un addetto ai lavori, ma sono un curioso, e anch'io ho scoperto molte delle cose di cui lei ha parlato. E quindi la ritengo un eletto, perché molte altre persone nella sua... dal suo punto di vista non si sarebbero fatti nessun problema, cioè io quasi stento a credere che lei dica realmente quello che pensa, ma è così. Perché... Cioè che io pensa realmente quello che dico? Esatto. Ma è così, cioè, perché appunto esistono delle persone che si svalutano e altre che invece rimangono come dovrebbero essere, tutti dovrebbero fare così, lei lo fa. Sì, sì, e quindi... io non è che, cioè... mi svaluto, io sono contento di come sono, certo non vado in televisione a fare il fenomeno. Esatto. Ecco. No, ecco, io sono dell'avviso, lei forse ha esagerato, cioè io vedo anche altri spettacoli, vedo comunque anche molta gente che sia contenta di fare lo spettatore e di vedere cose fatte molto molto meglio da gente molto molto più esperta che se ne intende molto di più. Forse... A teatro? Sì, a teatro, a cinema, dappertutto, sì, perché sì. Appunto ci sono tanti spettacoli che sono zeppi di gente. Poi magari loro nel frattempo faranno delle altre cose di un tono minore rispetto a quello che descriveva lei, ma non sarei così eccessivo, come diceva lei, dal mio punto di vista. Sì, sì, benissimo. Grazie. Quindi sono contentissimo di averla incontrata, perché l'ho sempre vista in televisione e nei film e finalmente la vedo. Comunque stia tranquillo che penso quello che dico. Okay. Arrivederci. Ho avuto, guardate, io a parte che, insomma, chi mi conosce sa che penso quello che dico, ma ho avuto una soddisfazione una volta con Canova, che è un altro concorrente, che faceva degli incontri con gli studenti, ma abbinati a una televisione. C'era Diego Dalla Palma, credo, che è un truccatore famoso. E il gioco era questo, uno veniva... aggredito con una fila di domande, botta e risposta, botta e risposta, botta e risposta, e poi alla fine, era tutta una televisione, che poi una televisione che la trasmetteva, non mi ricordo quale fosse, alla fine la gente doveva alzare una paletta per dire, secondo voi ha detto la verità o ha imbrogliato? E di solito c'era il 20% che diceva che ha imbrogliato, cioè ha imbrogliato, l'80% la verità. E io ho avuto la soddisfazione, lui mi diceva che non era mai accaduto, che tutti
hanno alzato la paletta, ha detto la verità. Per cui, come dire, già questo a me sembra importante, essere onesto, anche nei difetti, anche nelle cose che uno dice, anche nelle cose che magari possono sembrare sgradevoli, possono denunciare delle debolezze. Uno non è che si sottovaluta, uno dice quello che c'ha in mente. E il fatto che questa verità sia arrivata a una platea di giovani mi era sembrato molto importante, perché la credibilità per chi va a parlare in pubblico è fondamentale. E i politici vengono massacrati quando perdono la credibilità, e finché ce l'hanno ci imbrogliano, perché possono approfittare della credibilità che hanno all'infinito, fino a un certo punto, perché poi perdono la credibilità e qualsiasi cosa dicono non ci crede più nessuno. Vabbè, poi dopo sono problemi. Però voglio dire, questo per dire che secondo me è fondamentale, poi io non devo guadagnare niente, non è che mi pagano se dico una cosa piuttosto che un'altra, non ho nessuna televisione da omaggiare o nessun produttore da temere, non lavoro più in tanti posti, per cui si vede che le cose che dico sono arrivate alle orecchie giuste. Pazienza, cioè non è mica un problema, cioè, io però quello che penso lo devo dire. Prego. In realtà, intanto che ci parla, vengono un sacco di domande. Una senza provocazione e senza retorica, ma secondo lei, se il centro del cinema fosse stato Milano, si sarebbe voluto in maniera diversa? Perché adesso è veramente abbastanza triste. Guardi, il problema Milano-Roma è delicatissimo, perché detto a Milano, da milanesi, da autori milanesi, c'è sempre la diatriba, i romani, il cinema romano, il cinema. Io so una cosa, che in 40 anni che faccio questo mestiere, l'ho fatto sempre a Milano, però ho sempre lavorato anche a Roma, ho capito che il cinema in Italia è un azzardo. Molti l'hanno fatto con le cambiali, molti l'hanno fatto con delle economie creative, con delle produzioni che poi alla fine giocavano sempre al rialzo, col meccanismo dei prestiti bancari che poi non riuscivi a ridare, ma se tu non li puoi ridare la banca diventa tua collaboratrice, perché per riavere i soldi ti fa fare un film più costoso, perché se tu fai un film più costoso gli ridai il debito che avevi prima e poi dopo ne accumuli uno più grosso ancora. In questa maniera ci sono dei produttori che hanno giocato sempre al rialzo fino a quando sono scappati all'estero, fino a quando li hanno arrestati. Ecco, a Milano questa cosa non può attaccare, perché Milano è una città più pragmatica, la gente vuole avere delle sicurezze dall'investimento che fa, e le sicurezze al cinema non ci sono, specialmente in Italia. Ci sarebbero in una pianificazione industriale, cioè Peter Jackson, che dicevo prima, ha pianificato i 6 film del Signore degli Anelli. È chiaro che ha fatto una scommessa, ma era sicuro che andassero bene. Quando è venuto in Italia uno che stava studiando il personaggio di Shrek, a noi italiani ci sembrava matto, perché questo ci fa vedere un orco verde con le cornine che faceva anche flatulenze, e noi dicevamo, ma questo qui vuol fare un film così per i bambini, ma è matto questo. Ma loro stavano investendo una marea di soldi anche nella promozione di questa cosa. Per cui una volta che ti ha fatto vedere il primo film di Shrek, tu vai a vederlo e loro ti fanno il secondo, il terzo, il quarto, il quinto. Questa è pianificazione industriale, è sfruttamento dei modelli 3D che hanno già. Il secondo, il terzo, il quarto e il quinto gli costano molto meno del primo. Tu non lo puoi fare il primo se non ne fai altri 5 che ammortizzano gli investimenti. Ecco, da questo punto, se il cinema fosse stato questo, Milano sarebbe stata perfetta. Ma siccome il cinema, un produttore a me l'ha spiegato, negli anni 60 si trovavano al bar e poi dicevano, cioè, che film facciamo oggi? Ma facciamo La Camorra vince ancora, film di cronaca napoletana, così bene. Allora, questo s'alzava con 10.000 lire, mi diceva, comprava 10 cambiali. All'epoca una cambiale costava 1.000 lire. Tornava al tavolo con 10 cambiali e diceva al direttore della fotografia, tu quanto vuoi per fare il film? Ma io 2 milioni. Cioè, cambiale di 2 milioni gli dava la cambiale. Tu quanto vuoi per fare l'organizzazione? Tu quanto vuoi per fare l'attore? Organizzavano il film al bar e lui con un investimento di 10.000 lire in cambiali aveva dei pagherò che
onorava a posteriori, quando il film incassava. Allora, il film incassava, io prendevo i soldi, pago a te la cambiale, a te la cambiale, a te la cambiale. Questo meccanismo è funzionato finché il cinema funzionava. Quando tu, credibilmente, per delle nicchie di programmi, avevi la certezza che quei soldi ti tornavano. Facevi un film con Merola, lo mettevi fuori a Napoli, eri sicuro che andasse bene. Oggi non si ha più quella certezza lì. Per cui nessuno fa più i film a buffo. Qualcuno ti coinvolge gratuitamente perché dice non ho soldi, allora tutti devono lavorare gratis, ma non è sano questo, no? Non è sano. E allora oggi purtroppo siamo diventati tutti schiavi o del ministero o della televisione, Rai o Mediaset. Questo però appiattisce la proposta su un livello di prime time televisivo, perché nessuno ti produrrebbe La donna scimmia di Ferreri, nessuno ti produrrebbe La gran bouffe, Ratataplan, per dire dei titoli, no? O i film di Buñuel, ma gli stessi film di Fellini non andrebbero bene per una prima serata televisiva. Già faceva fatica, beh, anche perché costavano uno sproposito. Però voglio dire, oggi ti producono solo, guardate che adesso è uscito un film, è uscito in questi giorni, chi è che sono protagonisti? Fiorello e Favino, Beppe Fiorello e Favino, che rifanno una storia d'amicizia sull'onda del sorpasso. Ma a voi vi sembra un film? Cioè voi andreste al cinema a spendere dei soldi per vedere Beppe Fiorello? Dopo che l'avete visto che fa Modugno, che fa tutte le fiction televisive di questo mondo? Quando Castellitto andava di moda, in 3 anni ha fatto Padre Pio, Ferrari e Coppi. Castellitto, uno, c'ha una faccia, ha fatto Coppi, Padre Pio e Ferrari. E poi dovete andarlo a vedere se fa un film? Ma no, anche no. O no? Ecco, per loro oggi lavorano solo quelli che sono considerati delle facce televisive, da prima serata televisiva. Se uno appena ha una originalità lo eliminano subito, perché non possono mandarlo in onda in prima serata. Io sono stato fortunato perché i film miei li ho potuti fare, me li sono prodotti io, tolti i primi 3 che me li ha prodotti Cristaldi, gli altri li ho prodotti io, ho rischiato casa mia. E quando ho capito che ero l'unico scemo in Italia che chiedeva un prestito e dava in garanzia la casa, quando l'ho saputo, che uno si è messo a ridere, mi ha detto, ma tu sei matto, perché se tu hai una casa che vale 10, non puoi chiedere 10 in banca, devi chiedere 100, perché se tu poi il film lo sbagli e la banca deve ricevere 100 e tu hai solo 10 da dargli, la banca ti aiuta a fare un altro film, perché per recuperare 100 ti fa fare un film da 200. Se invece tu hai chiesto 10 e hai una casa che vale 10, te la portano via. E io allora ho smesso di produrre. Però attenzione, non è che sono fesso proprio del tutto. Cioè, io non sono mai andato in banca con una banca che vale 10 e trovo uno che mi dà 100. È chiaro questo discorso? Quelli che hanno una casa che vale 10 e hanno una banca che gli dà 100, conoscono qualcuno che gli ha chiesto 20. O sbaglio, adesso faccio delle cifre simboliche. A me non me li davano 100 con una casa da 10. Ecco, allora perché se non si fa il cinema a Milano? Perché è stato fatto in questa maniera qua, sempre. Per sopravvivere, non per pianificare un'industria. E noi non siamo fatti per sopravvivere. A Milano preferiamo la moda, altre industrie, la pubblicità, l'advertising, cioè altre cose che erano più concrete, più concrete. Non so se ci siamo giocati tempi, quasi sì, tutto il tempo a disposizione. Prego. Beh, era quella che doveva essere fatta per prima. No, ma dovevo farla prima, ma abbiamo sfiorato vagamente i temi. Insomma. Cioè, quello che hai studiato ti è servito per quello che poi hai fatto. Allora, ti posso rispondere sempre molto lampante. Quello che facevo al cinema, io lavoravo già da bozzetto quando facevo architettura, mi è servito molto per fare gli esami. Ma perché? Perché? Perché un set e un cantiere hanno moltissime similitudini. Cioè gestire un set e gestire un cantiere è la stessa cosa, con la differenza che la casa deve rimanere su
e la scenografia la tiri giù dopo che hai finito il film, per cui hai meno responsabilità di struttura, puoi fare a meno dell'ingegnere che ti fa i calcoli del cemento armato, ma per il resto la scrittura, il progetto, la facciata, la scenografia è tutto uguale. Poi tu vai sul set e hai i macchinisti, gli elettricisti come i muratori e l'elettricista che ti devono fare gli impianti. È la stessa identica cosa. Io su questa cosa qui sono campato, cioè ho fatto tanti esami alla facoltà e ho avuto anche dei bei voti perché me la cavavo bene, sapevo tutto, lo facevo di mestiere, ma io facevo il cinema, facevo la pubblicità. Solo un esame non mi sono avvalso di questa... Perché anche l'esame di Stato l'ho fatto con una scenografia teatrale che avevo fatto in teatro e ho presentato a Gaia Aulenti una scenografia su piano doppio shakespeariana che ha fatto la sua figura, ma era la scenografia che io avevo lavorato tutta la stagione. L'unico esame che non ho fatto rubandolo al cinema era un Arte dei Giardini, esame di Arte dei Giardini, dove ho preso 30 lode perché ho raccontato di Piazza Insubria che c'è nel libro. Siccome Piazza Insubria, io ci sono andato a abitare che avevo 4 anni e c'era il contadino, e nei 10 anni in cui io sono, 15 anni che ho abitato lì, siamo passati dal contadino al parco giochi, io ho fatto un esame della Madonna, perché sapevo tutto di Piazza Insubria, perché era andato via il contadino, perché era andato via quelli delle cassette, come avevano progettato il parco giochi dei bambini, ci avevo giocato, per cui sapevo tutto di quel parco lì anche. I difetti della pista delle biglie e ho preso 30 lode. Una domanda velocissima. Sì. Secondo me ha giocato molto anche la capacità del teatro che permette di, chiaro, come ha detto all'inizio, di parlare, di giocare dei vari ruoli. Beh, e quindi sì, ai ragazzi va detto che tanta, se studiano cinema penso che tanta scena serve anche per fare l'esame all'università. Guardi, più che poi scena, ci vuole la base. Ecco, più che scena bisogna sapere raccontare le cose che si sanno. Ecco, questo in qualsiasi esame, i timidi e quelli emotivi rendono meno. Però io, che ho molto rispetto per i timidi e gli emotivi, perché io sono molto più timido e emotivo di quello che sembro, per cui quando vedo un ragazzo che gli trema la voce o gli trema la mano ed è in un momento di stress, gli do un voto più alto, perché di principio mi è simpatico. Ecco, mi è simpatico. Però nella vita, purtroppo, se vai da un cliente e ti trema la voce, ti trema la mano, è difficile che ti affida un progetto, ti affida un film. Questo loro dovrebbero imparare. Prego. Con le grandi case di produzione americane, e poco fa è tornato ancora sull'argomento che invece i produttori italiani sono appesi alla richiesta di contributi fra il ministero. Adesso ci sono anche le film commission regionali, quindi hanno aggiunto pure un livello di burocrazia e pure un livello di domanda diverso. Ma non sarebbe il caso, probabilmente per far fare uno scatto al cinema italiano, di togliere tutti questi contributi? Cioè, sopravvivono solo i film che sono in grado di portare della gente al botteghino. Perché io penso ai cinepanettoni. I cinema sono pieni, però la qualità è quella che è. Se la gente ci va, se sono contenti del prodotto, ci vadano pure. Però che prendano pure dei contributi per fare quel tipo di film, insomma... Guardi, questo discorso è validissimo ed era più valido negli anni 60-70. Cioè negli anni 60-70 si doveva invogliare i produttori a credere nelle storie che producevano. Io ho avuto la fortuna di lavorare con Cristaldi che credeva nelle storie che produceva. Invece i produttori volevano fare i soldi, per cui se capivano che un filone funzionava, producevano solo quel filone lì. Oggi non si può più chiederlo a un produttore di essere uno che ama il cinema, perché nelle sale cinematografiche il cinema italiano non si mantiene più. Purtroppo, è una realtà tragica. Allora, tranne Checco Zalone, che però non è il cinema italiano, è Checco Zalone. Per cui Checco Zalone fa 80 milioni di euro, ma da solo fa come tutti gli altri film italiani usciti in quella stagione lì. Per cui vi dovete preoccupare, nel senso che non è che Checco Zalone è bravo, è Checco Zalone è un fenomeno televisivo che riesce a monetizzare come hanno monetizzato Aldo Giovanni e Giacomo, come ha monetizzato all'epoca Troisi con la Smorfia, che aveva una popolarità televisiva. Erano film che avevano anche dei risultati al botteghino,
Cioè Troisi ha fatto i soldi, Verdone ha fatto i soldi, certi film miei hanno fatto i soldi, ma da un certo momento in poi la gente non va più a vedere i cinema, i film italiani specialmente, vanno a vedere Avatar quando arriva perché è il film evento. Allora noi non abbiamo la capacità intellettuale e imprenditoriale di creare un evento attorno al nostro cinema. Tant'è vero che mandiamo all'Oscar Ciambra, che è un documentario che è come dire, tutti noi italiani non sappiamo fare cinema. Abbiamo mandato per il secondo anno consecutivo un documentario all'Oscar. Ciambra non l'ha visto nessuno, è un film su una comunità rom che è stato presentato a Venezia. Ma la commissione che manda i film italiani all'Oscar si è vergognata di mandare gli altri film quest'anno, perché non hanno una produzione che possano far vedere a Lugano. Perché sono tutte popolarità televisive che muoiono dove nascono. Questa è la realtà vera, questo è un peccato dirlo, ma è così. Io mi auguro che qualcuno faccia diverso. Garrone ha fatto qualcosa di diverso col Racconto dei racconti. Sorrentino fa qualcosa di diverso. Per cui non è che dico che non esiste, ma sono individui che fanno l'eccezione. Non è il cinema italiano. Sono due o tre autori che hanno trovato una loro strada e finché gli dura riescono a fare dei film, ma cercano di farli più lontani dall'Italia possibile, tranne Zalone che è un fenomeno diverso. Sorrentino ormai lavora solo per l'America, per Netflix, per produrre altre cose. E poi attenzione, Sorrentino sta facendo un film su Berlusconi, ma non su Berlusconi come fenomeno politico, sull'episodio di Tarantini, che era un imprenditore di Bari che portava le donne a Villa Certosa. Per cui Sorrentino sta facendo un film su le donne che venivano portate a Villa Certosa da Berlusconi. E dove lo gira, secondo voi? A Villa Certosa. Perché ha chiesto a Berlusconi di dargli Villa Certosa e Berlusconi era felicissimo. Su questa cosa vorrei chiudere. Grazie.